Salve a tutti, come promesso ci troviamo qui in un appuntamento speciale in cui analizzeremo i testi delle canzoni degli artisti italiani cantautori. L'artista che avete votato è Lucio Battisti, quindi analizzeremo Mi ritorni in mente, che è una canzone che mi piace particolarmente sia a livello di testo che a livello di musicalità e nel suo complesso. Devo dire che è una delle canzoni di Battisti Mogol che mi è piaciuta più delle altre. Allora, questo sarà un appuntamento fisso. Ogni sera cercherò di analizzare un testo per farci compagnia, per passare insieme questo periodo particolare di quarantena, chiamiamolo così, di isolamento. E quindi pensiamo positivo, pensiamo alla bellezza delle cose che abbiamo, pensiamo alla bellezza delle parole. Allora iniziamo ad analizzare il testo. Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancor di più. Già dall'inizio di questo brano capiamo che stiamo pensando che già dall'inizio di questo brano si capisce che il protagonista sta parlando rivolto al passato. Mi ritorni in mente, quindi qualcosa che è accaduta e che si sta in qualche modo riproponendo attraverso un ricordo. Bella come sei, forse ancora di più. È quello che succede un pochino a tutti quanti noi quando pensiamo al passato, a quello che abbiamo vissuto, tendiamo tendenzialmente a ricordarcelo in maniera più positiva, più bella rispetto a come è accaduto. Ovviamente non mi riferisco alle cose negative, ma tutte quelle cose positive che abbiamo vissuto ci tornano sempre in mente più belle, più cariche di positività. Quindi il nostro protagonista sta pensando a qualcuno del passato e questo qualcuno, bella, quindi una donna, la ricorda in maniera ancora più accentuata rispetto forse a come dovrebbe. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. E qui abbiamo appunto la conferma del fatto che la persona che sta ricordando il protagonista forse non è così tanto bella, così tanto dolce come se la ricorda. Forse questa persona non lo è affatto. Ma perché? Un angelo caduto in volo, questo tu ora sei in tutti i sogni miei. Un angelo caduto in volo, quindi qualcosa di estremamente puro, di estremamente bello, di estremamente anche desiderabile, volendo, che però cade durante il suo volo, quindi un volo spezzato, lasciato a metà e che addirittura si conclude con una caduta. Questo tu ora sei in tutti i sogni miei, quindi qualcosa di bello che è stato interrotto. Come ti vorrei, come ti vorrei. Quindi anche qui qualcosa che ovviamente è stata perduta, ma già dall'inizio abbiamo detto che l'avevamo capito, che questa persona fa parte del passato. Quindi il come ti vorrei è sognante, rivolto a quello che si è perso. E qui c'è anche nella musica un cambio di tono, c'è cioè un cambiamento proprio radicale anche nella musica stessa. Ma c'è qualcosa che non scordo. C'è qualcosa che non scordo, che non scordo, quindi proprio un rafforzativo di questa frase che si ripete per ben 3 volte. E che cosa sarà successo quindi che ha interrotto questo volo, il volo di quest'angelo, di questa donna, insieme al nostro protagonista? Anche qui c'è un cambio di musica. La musica si fa dolce ma presente e certe volte anche irrompente, proprio perché deve sottolineare la drammaticità di ciò che è successo. E qui entriamo dentro al ricordo. Quella sera ballavi insieme a me e ti stringevi a me. Quindi c'è questa scena di loro due che insieme stanno ballando e stanno vivendo un momento romantico. All'improvviso mi hai chiesto: lui chi è? Lui chi è? Quindi, mentre loro due stanno vivendo quest'attimo che dovrebbe appartenere solamente a quest'uomo e questa donna, subentra invece una domanda improvvisa. Lui chi è? Quindi un interesse verso un'altra persona. Un sorriso, e ho visto la mia fine sul tuo viso, il nostro amor dissolversi nel vento. Ricordo, sono morto in un momento.
Lui si rende conto che un sorriso nasce sulle labbra della sua amata e che quel sorriso non è per lui. Perché la domanda «lui chi è?» fa intendere che questo sorriso in realtà sia rivolto ad una terza persona. E in quel momento in cui nasce quel sorriso, il protagonista capisce che purtroppo sta succedendo qualcosa che non doveva succedere. Che questa donna evidentemente si è interessata a qualcun altro e questo fatto ovviamente ferisce il protagonista che addirittura si sente morire in quel momento. Mi ritorni in mente «Bella come sei», forse ancora di più, e qui ritorniamo di nuovo alle stesse parole che abbiamo già letto in precedenza. Quindi sostanzialmente questo è un testo che ci fa capire l'importanza di un sentimento, anche se non sappiamo la storia di queste due persone, la viviamo solamente attraverso di lui e un'unica frase. La frase in cui dice «il nostro amor dissolversi nel vento, ricordo, sono morto in un momento». E in tutta la canzone noi non ci possiamo rendere conto di quello che sta accadendo realmente fino a che il nostro protagonista non ci dice questa esatta frase, perché con questa frase ci fa capire l'importanza dei suoi sentimenti nei confronti di questa donna che invece forse, chissà, ha vissuto la loro storia con più superficialità. Perché se improvvisamente, mentre stavano ballando, la sua attenzione è stata rapita da un altro ragazzo, allora ci porta a far pensare che probabilmente questi sentimenti tra loro due non erano corrisposti alla stessa maniera e che invece qualcosa non andasse. La bellezza di questa canzone è proprio la musica, perché fin dall'inizio veniamo accompagnati in questa storia con dei cambi dirompenti, con dei cambi completamente diversi nel corso delle varie strofe e del ponte, del ritornello, eccetera, e ci rende partecipe proprio della tempesta emotiva che sta vivendo questo ragazzo. Allora, voglio fare questi video in maniera breve e concisa, proprio per passare il tempo insieme, quindi non saranno dei video lunghi, sono dei video tra l'altro fatti qui per qui, nel senso che li sto registrando proprio senza aver preparato nulla, leggendo il testo e in maniera molto spontanea, parlando e dicendovi quello che mi fa suscitare il testo e i pensieri che mi vengono in mente. Quindi ci tengo a sapere voi cosa ne pensate, cosa pensate ovviamente di questo testo, cosa pensate delle parole che sono state scelte. Se la vostra interpretazione magari è diversa rispetto alla mia, fatemelo sapere, perché è importante che ci sia uno scambio, un dialogo, perché altrimenti questo diverrebbe soltanto un monologo. E noi ci vediamo domani con un'altra canzone. Seguitemi su Instagram come chiara_carla, perché tra le mie storie troverete i vari questionari che lascio per farvi scegliere l'autore della prossima canzone. E quindi buona giornata, buon proseguimento di isolamento e facciamoci compagnia attraverso la musica. Ciao a tutti!